Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora l'inquadratura per il video recensione è un pochino diversa perché ho lasciato il cavalletto, il treppiedi in macchina, quindi ho dovuto allestire una piattaforma, no una piattaforma, un setting di fortuna con il piccolo cavalletto sopra scatole, scatolette a fianco sulla vanity, vabbè, sorvoliamo. Oggi vi voglio recensire un prodotto di, vabbè, l'avete letto nel titolo del video, è la recensione di questa coda di Airdo. Giù nell'info box vi lascio il nome completo del prodotto e se non erro io l'ho visto su QVC acquistabile e io l'ho acquistato su negozio di Abbellezza. Quando c'era uno sconto nel periodo di San Valentino, ma se non erro lo si trova anche su Amazon. Comunque, se riesco a trovare dei link, ve li lascio giù nell'info box. Di questo tipo di prodotto io ho già l'extension lunghe, quelle là che si mettono nella parte bassa, e ho fatto un video recensione apposito per quel prodotto. Ve lo lascio o nella i delle informazioni oppure trovate il link giù in info box. Prima di partire, l'ultima cosa, ti ricordo che se ti piacciono i miei video mi puoi sempre supportare con un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Partiamo subito. Allora, questa è la coda lunga 58 cm, un tocco di pienezza, come dicevo prima, Airdo. Io l'ho comprata nella colorazione Ginger Blonde, è la stessa tipo di colorazione che io avevo acquistato, del quale avevo acquistato l'extension, diciamo, per dare volume e lunghezza. Allora, la scatola si è un po' modificata negli anni, perché l'extension l'avevo comprata diversi anni fa. Ora c'è un magnete per la chiusura, la scatolina si apre così, vabbè, c'è le istruzioni su come usarla e qui c'è la scatola. C'è un piccolo foro nella plastica per toccare la coda che è morbidissima. All'interno la scatoletta è così, esce la scatola di plastica con la coda, un attimo che la tiro fuori, aiuto, la coda è avvolta in una retina ed è tenuta ferma da un fiocchetto. Insieme alla coda vengono due pinze che servono, a che occorrono per fermare la ciocca arrotolante. Allora, un attimo che la tiro fuori. Eccola qua. Questa è la coda. Questa è la ciocca che va arrotolata per nascondere la parte iniziale. Aiuto! Ok, e la coda è fatta, la struttura della coda è fatta in questo modo. Ci sono questi gancetti fissi che si devono inserire della coda propria e poi si arrotola il tutto e si rifinisce con quest'altra parte. La coda in sé è molto lunga, io l'ho lasciata riccia, mossa, non riccia, perché l'effetto è molto carino. Andiamola a mettere. Allora, cosa dirvi più? Nulla, la struttura, qui è ben, i capelli sono ben, cuciti, non volano via. La trovo un pochino pesante, ma perché io ho un capello, questa è la mia coda naturale, ho un capello sì lunghetto, ma è molto sottile e molto leggero, quindi un extension di questa portata, perché comunque ha un peso. Io allora il massimo che sono riuscita a tenerla su cena post cena, oppure pranzo e passeggiata pomeridiana. Se dovessi fare un'intera giornata, probabilmente a un certo punto mi verrebbe un'emicrania esagerata. Comunque andiamola a indossare. I dentini vanno inseriti. Spero che si riesca a vedere. Questa è la mia coda,
vanno inseriti in questa parte, quindi semplicemente poi si arrotola, mi sposto leggermente su un lato. Allora, io con il pollice lo vedo, non so se si riesce a vedere, purtroppo senza cavalletto è un pochino più complicato. Tengo con il pollice la mia coda e faccio passare l'extension sotto. Mi rigiro dall'altro lato. Da quest'altro lato, l'altro pollice tiene la coda e vado a fermare l'extension, la base dell'extension con il velcro. A questo punto alzo la struttura e faccio girare la ciocchetta a coprire la base in questo modo. Ok. Quando sono arrivata a questo punto, ma anche prima se preferite, l'ultimo giro va sotto e a questo punto, io spero veramente che riusciate a vedere, usufruisco delle mollettine in dotazione per fermare la ciocca. Semplicemente lo faccio passare sotto alla coda. Di solito, aiuto, ne metto una sola, me ne basta una sola, l'altra sta qua. Ok, la sistemo e questo è l'effetto della coda. A me come effetto piace molto, si vede che è un po' posticcia, però l'effetto così pieno, lungo, si vede che è posticcia perché io so di avere un capello sottile, non troppo gonfio. Potevo fare la coda anche un pochino più su, si vedeva meglio, vabbè, non importa. Secondo me più su fate la vostra coda, più l'effetto è bello perché dovrebbe fare questo effetto qua, quindi questo è un po' più avanti. Quindi si vede anche un pochino questa parte, però anche così non mi dispiace. Tira forse un pochino di più così, però niente di che. Mi giro per farvela vedere anche dietro. Io la trovo molto molto carina, è facile da montare come avete visto, non è fastidiosa, forse in estate è un pochino troppo caldo perché comunque la massa di capelli si vede e si sente addosso, però dà questo effetto molto carino, mi piace veramente tanto. Da quando l'ho acquistata l'ho messa diverse volte. San Valentino, sì, sono andata a pranzo a San Valentino e avevo messo la coda perché era stato un regalo di San Valentino, quindi assolutamente l'avrei dovuta indossare per me. Poi l'ho messa un paio di volte quest'estate, è molto carina. Ho visto, ma a me l'effetto non piace, la possibilità di fare il super chignon. Ma sinceramente mi sento troppo Marge Simpson, andrebbe fatto così e fermato. Mi sento Marge Simpson, quindi non l'ho mai, non l'ho mai messa a super chignon, però l'ho visto fare e a chi piace è molto carino. Non è nel mio stile, quindi io non lo faccio. Preferisco tenere la coda. Ok, spero che la recensione di questa coda extension dell'Airdo ti sia stata utile. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti è piaciuta la mia recensione, di iscriverti al canale se non l'hai fatto per non perdere i prossimi video. Il tastino dell'iscrizione lo trovi qua nell'ultima schermata oppure giù nell'info box. Io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!